Buon salve, miei cari pixelini, e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quest Mystery. Come al solito, questo evento lo sto ignorando, anche se stavolta il fantastico outfit è bellissimo e mi servirebbero quei taccuini blu per acquistare il Testral per andare avanti con la missione, ma purtroppo non lo so, 1100, ragazzi, sono veramente tanti. Ho deciso di usare le mod. Ho deciso di usare le mod, quindi useremo la mod 2 per andare a terminare tutte le mie bellissime gemme che ho guadagnato in tutti questi tempi. Perché, ragazzi, dobbiamo andare avanti e completare due amichevoli di 15. Quindi, ragazzi, non perdiamoci in ulteriore tempo e saltiamo l'attesa con le mie 65 gemme che mi andrebbero a terminare sotto i 1000. È veramente una cosa che non riesco a fare, ragazzi. Datemi un mi piace, voglio un mi piace per l'impegno che ci sto mettendo, perché, ragazzi, è veramente terribile, ragazzi. Io adoro collezionare cose e sono sceso sotto i 1000 e molto presto arriverò a zero. Sono molto molto triste per questa cosa, però purtroppo, insomma, va fatta e lo faccio solo e soltanto per voi, quindi ragazzi, un bel mi piace e un commento che dice grande pixel, o insomma, forza, dai, supportatemi in qualche modo. Se volete potete anche abbonarvi al mio canale Potteriano per vedere tutte le partite di Quidditch insieme, perché ragazzi, io queste le sto pre-registrando, quindi dal momento che è uscito questo video probabilmente saranno passati tot giorni. Quindi ragazzi, se volete andare a vedere tutte queste cose in anticipo, c'è un solo modo: dovete abbonarvi al mio canale. Ma ragazzi, eccoci qua. Possiamo fare la seconda amichevole della giornata, cioè della missione, per poter andare avanti con la missione principale. Eccoci qua. È una giornata meravigliosa per un amichevole di Quidditch, con una probabilità del 98,3% di emozioni incredibili. Madama Boomp sta per dare il via alla partita. Entrambe le squadre sembrano non vedere l'ora di darci dentro. Oh, meno male, io non vedo davvero l'ora di darci dentro. A parte i signori di sotto nel cantiere che stanno facendo un sacco di casino, spero che non si senta. Preparatevi all'azione, signore e signori, perché Balboa ha la pluffa. Questa partita è sempre più interessante, ma non è neanche iniziata. Balboa è diretto verso gli anilelli. Riuscirà il cacciatore a battere il portiere come un battitore batte un bolide? Ecco, qua se facessero tipo 3 o 4 parole diverse sarebbe interessante, perché è sempre la stessa cosa. Ma ragazzi, ho imparato che devo tenere premuto qui, e non era molto bene, non era niente molto bene, e qua era perfetto. Quindi niente, due stelline, ma ragazzi, ce la facciamo. Badaboom! Ho fatto gol, ragazzi, ho fatto gol. Che tiro spettacolare! Balboa ha appena segnato 10 punti! Mamma mamma mamma, 10 punti tutti per noi. E vi ricordo anche che a 5.000 follower su Instagram regalerò 20 euro che si potranno vincere nel contest che farò apposta. La cinesina qua dietro sta applaudendo e la pluffa è di Balboa, ma un avversario marca stretto. Questo è il Quidditch, signore e signori. Balboa dovrà passare la pluffa oltre il cacciatore avversario. Le azioni io penso che siano sempre queste quattro qui alla fine. Tudum, perfetto. Tudum, perfetto. Tudum, perfetto. Ebbene, vabbè, pazienza, ragazzi. Ce l'abbiamo quasi fatta. Sono stato frettoloso. Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Grazie al passaggio perfetto. Beh, quasi. Di Balboa, la squadra mantiene il possesso della pluffa. Incredibile. Ragazzi, che succede nel caso che noi sbagliamo il passaggio? Cioè, ovviamente il punto va all'avversario, l'avversario prende la pluffa, ma se la pluffa cadesse per terra, è fallo? Che succede? Cioè, qualcuno la può recuperare per terra? Non è mai capitato, non lo so, che succede? Balboa sta conducendo la squadra alla vittoria, ma la posta in gioco si è appena rialzata. Un bolide scatenato diretto verso Balboa, spero che Madama Boomp... No, scusate, Madama Chips sia pronta a intervenire, ma io sono molto più bravo e non verrò risarcionato dalla scopa. Ah, non l'ho fatta apposta! Quindi anche se stiamo se tocchiamo accidentalmente è un problema. Ma ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Non l'ho fatta apposta di perdere, stavo semplicemente fermo in attesa. E Balboa schiva il bolide. Che mossa spettacolare. Ragazzi, credo che abbiamo appena vinto la partita. Dopo una partita magnifica, la squadra di Balboa ha trionfato. Sono questi i momenti più belli del Quidditch. Evviva ragazzi, e quindi eccoci qua. Abbiamo fatto questa cosa qui. Abbiamo fatto la seconda, finalmente la seconda
amichevole. E adesso, ragazzi, possiamo andare finalmente avanti con la missione. Ma c'è da attendere. Ma noi non attenderemo e compreremo le gemme e andremo subitissimo a giocare al campo di Quidditch. Eccoci qua, ci possiamo allenare con Sky, che credo che sia alla fine un'altra partita, però non ne sono sicuro. Andiamo a scoprirlo. Eccoci qua. Cosa è successo? Ma mi sa che non è una partita, ragazzi. Qualcuno ha distrutto lo stadio. Qualcuno ha osato distruggere lo stadio. Credo. Non facciamo altro che allenarci per il Quidditch. È un miracolo che non sia rimasto indietro con le lezioni. No, sarà che non ci sono capitoli perché non li hanno fatti ancora uscire. Almeno dal momento in cui sto registrando. Quindi sarà per quello, magari. Vero? Ora capisci il mio mondo. Ma cos'è successo allo stadio? Non ho avuto neanche il tempo di usare le mie nuove abilità del Quidditch per trovare la prossima sala maledetta. Stesso problema, non è uscito il capitolo, quindi nel senso, capisci? Potrai preoccuparti per questo dopo che avrai fatto il provino e ottenuto un posto in squadra. Speriamo di ottenerlo. È la prima volta che mi hai chiesto di venire qui senza una scopa. E ho paura, forse siamo noi due che la usiamo. No, dai. Non credo. Non serve una scopa per farsi i muscoli. Ah, quindi dobbiamo. Ah, forse dobbiamo chiudere le buche. Non capisco cosa sia quella. Un gnomo! Oh no, i gnomi hanno bucato il campo. Farsi i muscoli. Puoi essere resistente, veloce e agile quanto vuoi, ma se non sei anche forte, il nostro capitano potrebbe non notarti. Quando si deciderà chi potrà partecipare al provino per il ruolo di cacciatore? Presto, dobbiamo accelerare il passo se vogliamo vincere la Coppa di Quidditch per la nostra casa, che l'anno scorso, ricordo, ha vinto Corvo Nero. Perché se andate nella sala grande potete vedere bellissimo l'evento dove c'è il bellissimo, bellissimo, come si dice? Trofeo. Ma le partite tra le case non sono ancora neanche iniziate, Sky. In effetti. E io non ho ottenuto ancora un provino, né tantomeno un posto in squadra. Giusto, ma più vedo come ti alleni, e più mi convinco che sei il nuovo cacciatore di cui abbiamo bisogno. Beh, la ringraziamo, dai. Grazie, detto dalla famosa Sky Parking, significa molto. Sul serio, a volte sono così occupata a essere quello che sono che dimentico chi sono. Capisci cosa intendo? Ragazzi, ovviamente fatemi sapere cosa sarebbe successo nel caso che avesse scelto di interrogarla, cosa che forse sarebbe stato più interessante perché avrei saputo cose in più. Forse. Non lo so, fatemelo sapere. Credo di sì. Se non è la mia reputazione a precedermi a Hogwarts, è quella di mio fratello. Ci risiamo. Mi fai chiacchierare per rimandare la degnomizzazione. Non è vero? Degnomizzazione? È così che devo farmi i muscoli? Esatto. Il campo di Quidditch deve essere degnomizzato e io mi sono offerta volontaria. Sarà un buon allenamento. Con chi ti sei offerta volontaria? Con Hagrid e Madama Boom? Non vedi dietro? Hagrid, Madama Boom! Che io non riesco ancora a pronunciare tra Boom e Boom. Però dovrebbe essere Boom, però Boom è più bello. Immagino che l'hai saputo. Gli gnomi che avevo cacciato dal mio giardino si sono trasferiti qui. Avevo altri piani per questo pomeriggio. Come si fa a degnomizzare un posto esattamente? Prendi lo gnomo, lo rincorri, lo prendi per le orecchie, cominci ad agitarlo all'infinito su, in modo che viene, diciamo, stordito e poi lo lanci. Lanci qualche gnomo, gli altri sbucano dalle tane per vedere che sta succedendo e a quel punto lanci pure loro. Tac. I libri di Harry Potter insegnano. Ragazzi, mi raccomando, tutti a leggerli. Questo qui dove c'è la degnomizzazione dovrebbe essere il secondo, mi sembra. Perché Harry è andato dai Weasley, mi sembra, non ne sono sicuro, però dovrebbe essere così. Una strategia efficace è quella di girarsi lo gnomo intorno alla testa fino a stordirlo e poi buttarlo altrove. Cosa avevo detto io? Eh? Non mi hai ascoltato, Madame Boom? Non posso criticarla perché sennò poi mi espelle dal campo. Quindi dobbiamo letteralmente lanciare gli gnomi? Sì. Allenamento muscolare.
Allora, che te ne pare dell'idea di degnomizzare il campo? Che tacci tu a falla a te, io vado in palestra. Geniale, non vedo l'ora. Mi sembra orribile, è impossibile. Ragazzi, questo è il modo in cui si trattano i gnomi. E quindi, cioè, nel senso, top, utile e dilettevole. Mi sembra davvero geniale, facciamolo! Non è geniale, assolutamente. Il tuo zelo nel mantenere il nostro campo di Quidditch in condizioni perfette è davvero ammirevole. Dammi dei punti. Uffa. E lo zelo con cui Rocky affronta gli allenamenti di Quidditch lo è altrettanto. Non avevo idea che stai tentando di entrare nella squadra della casa, Rocky. Sì, io in realtà volevo entrare in quella avversaria, tipo, volevo entrare nel cacciatore di Serpe Verde per far autogol quando c'erano i Grifondoro, ma purtroppo non ci sono riuscito. Vorrei almeno ottenere un provino. Allora, cominciamo a degnomizzare il campo? Abbiamo un amichevole di 15 tra non molto. Ah sì? Sì. Bene ragazzi, quanta energia mi richiederà tutto ciò? Mi richiederà 8 ore di energia, porca di quella paletta! E quindi vabbè, usiamo tutta questa energia per andare a degnomizzare. Gli gnomi. Guarda che belli! Ma no, dai! I gnomi ti rideranno dietro se non lo farei bene. Ragazzi, ma. Cioè, quella lo prende con la scopa? Cioè, allora io lo prendo, perché c'è che scappa, lo prendo. Boom! Ma che bella battuta! Ma fuori dal campo, lontanissimo. I gnomi e Quidditch non vanno d'accordo. Ma in realtà, perché? I gnomi sono giù. Noi non ci stiamo giù, quindi chi se ne frega se giù non c'è l'erba. Potrebbe esserci accadere qualche altra cosa. Hai un buon braccio, Rocky. Sei forte. Meno male. Non so quale sia il modo migliore per tenere un gnomo. Ma tipo usare la magia no, eh. Continua a cercare le tane degli gnomi, ma io ho sempre il solito gnomo, sempre quello. Un campo di cui. Sì, ragazzi, l'abbiamo già detto. Molto meglio del solito allenamento con i pesi, eh? Beh, in effetti è più divertente, dai. Dobbiamo gettare i gnomi oltre al muro dello stadio? No, lasciamoli dentro lo stadio. Cioè, che domanda è? Va bene come sto facendo roteare questo gnomo? Sì. I gnomi. Questo l'abbiamo già letto, ragazzi. Mi sa che il dialogo stavolta è un po' terribile. Questo gnomo sta ridendo di me? Può essere. Ragazzi, mi sa che abbiamo già finito il dialogo e siamo appena alla seconda stellina. Ragazzi, cioè, stavolta sono un po' triste con. Vi ricordate nell'altro video che eravamo riusciti ad ottenere con. Era una messa da un'ora, però di solito massimo 4 stelline e poi si ripetevano i dialoghi. Invece si era ripetuto soltanto all'ultimo. Ed ero felice, invece qua abbiamo già tutto che si ripete. Sono un pochettino triste, quindi faccio più in fretta che posso. Nel mentre vi ricordo che se andate in descrizione trovate tutti i modi che potete avere per donarmi qualcosa, se volete supportarmi in qualche modo. E soprattutto, ragazzi, soprattutto se avete bisogno di una ricaricabile, una prepagata, un qualunque cosa tipo una postpay, c'è la carta Hype che vi lascio qua sotto in descrizione. Se cliccate quel link che trovate qua sotto, oltre ad avere questa carta gratuita che non ha nessun costo in nessun modo, ragazzi, avrete anche 10 euro alla prima ricarica che effettuerete da almeno 1 euro. Le ricariche sono gratuite, sono fatte tramite un'altra carta, sono fatte tramite bonifico, tramite tanti altri modi. Potete ricaricare, pensate un po', anche al supermercato volendo. E ragazzi, ha un IBAN, eccetera, e la potete fare anche se non avete 18 anni, è magnifico. Ma ragazzi, abbiamo fatto, abbiamo guadagnato le 5 stelline che ci servono, 10 punti della casa e andiamo avanti. Eccoci qua. E ora bisognerà ricoprire le buche, presumo. Ben fatto, il nostro campo di Quidditch è libero dagli gnomi. È stato un lavoraccio. I gnomi che ho trovato non volevano sapere di farsi lanciare. Fai un po' te, se io ti prendo e ti lancio, tu sei felice di essere lanciato? No, quindi non è che lo faccio di mia spontanea volontà. Ehi, lanciami! Vorrei che ci fossero altri gnomi da lanciare. Stavo cominciando a prenderci la mano. Sì, te non hai fatto nulla, hai solo fatto tipo le battute. Pa-pum! Facciamo il contrario la prossima volta. Scommetto che in questo momento ci sono. Sono già di nuovo in marcia verso il mio giardino. Vabbè, magari sono un pochettino intontiti e vanno dall'altra parte, che ne sai? L'importante è che non tornino qui, Hagrid. Ci sono delle partite di Quidditch da giocare. Mamma mia. Come laggano, mamma mia. Mamma mia.
Mi spieghi come fanno a sapere il momento esatto in cui arrivare, Sky? Vorrei saperlo anch'io. I miei compagni non sono mai lontani dal campo. Procurati una scopa. Cominciamo a giocare. Mamma, mamma, mao. E anche per oggi ci fermiamo qua. Ragazzi, per andare avanti dovremo fare la partita di allenamento. Ok, pensavo altre 18 milioni di amichevoli. E ragazzi, fidatevi che ne dovremo fare veramente, veramente tante. Ma ragazzi, non ci stiamo a preoccupare per questa cosa. Ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter Was Mystery, dove andremo a giocare ancora a Quidditch e a fare altre cose divertenti, quanto non lo so ancora. E tipo guadagnare delle cose che io non posso avere. Ho due taccuini rossi, ma io ho bisogno di quelli blu. Non ce la farò mai. Siamo già a 60, eh. 60. No, no, 800, non ci arriveremo mai. Oddio, se mi metto a giocare di continuo, usare tutte le gemme e continuare con la mod, potrei anche farcela in effetti, ma è un pochettino dura e troppo, troppo, troppo. Ragazzi, questi eventi sono belli, perché alcuni sono belli, tipo questo abito mi piace, però ragazzi, troppa fatica, troppa, veramente troppa fatica. Se l'evento non durasse 5-6 giorni, ma durasse tipo 15 giorni, allora ok, ce la potremo fare. Però spero che non lo facciano mai un evento da 15 giorni, soprattutto quello che blocca le mod, perché sennò sarebbe molto, molto faticoso. Quindi, ragazzi, direi che ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i video. E ragazzi, se volete sapere quando esce un video, vi ricordo che nel mio gruppo Telegram, il Pixel Matto, o meglio, il mio canale Telegram, il Pixel Matto, il mio gruppo Telegram, i Pixelini, trovate tutto qua sotto come sempre in descrizione, faccio sempre sapere le cose in anticipo, così come nelle storie Instagram tutti i giorni, prima dell'una, saprete se c'è un video, se ci sono due video, che video c'è, eccetera, quindi iscrivetevi, ricordatevi poi la carta regalo da 20 euro, poi magari a 10.000 ci metterò il cinquantone, o il centinaio, no, il cinquantone, dai, il 100 magari. Molto più avanti, tipo a 15-20 mila, dai. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Potato Quas Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatto il misgatto!